Si è parlato di malattie di Behçet e delle opzioni terapeutiche disponibili qui a Bologna in occasione di ReWind 2023, un evento dedicato alla discussione di diverse patologie reumatologiche. Abbiamo approfondito l'argomento con il dottor Pietro Leccese, che ha tenuto una relazione sul tema. Allora, dottor Leccese, lei nella sua relazione ha parlato di terapia della malattia di Behçet. Prima di iniziare a parlare della terapia, ci può dire in poche parole che cos'è questa malattia? Sì, la malattia di Behçet è una malattia che nel nostro paese è inclusa tra le malattie rare ed è classificata tra le vasculiti, cioè è una malattia in cui si ha un'infiammazione dei piccoli vasi sanguigni che può interessare sia il distretto arterioso che il distretto venoso. La malattia di Behçet è una malattia che si caratterizza per alcune manifestazioni come le afte orali, le ulcere genitali e una serie di manifestazioni sia articolari che cutanee, ma la forma più grave di malattia è quella che dà un interessamento degli organi interni, come ad esempio l'occhio, il sistema nervoso, l'apparato gastrointestinale e infine ci può essere un interessamento anche a carico del distretto vascolare con delle trombosi o degli aneurismi. Chiaramente è una malattia che ha delle manifestazioni molto diverse da paziente a paziente, ma può avere una prognosi anche molto grave. Com'è la situazione attuale del trattamento della malattia di Behçet? Oggi i dati che noi abbiamo a disposizione ci consentono di poter gestire la maggior parte dei nostri pazienti grazie all'utilizzo di vecchi farmaci, ma soprattutto l'avvento dei farmaci biologici anti-TNF ha rappresentato un significativo avanzamento. La situazione attuale è che grazie a questi trattamenti siamo in grado di gestire molti dei casi che noi abbiamo e siamo in grado di poter trattare anche i pazienti refrattari con le manifestazioni più gravi. Esistono nuove opzioni terapeutiche? Sì, anche nella malattia di Behçet, grazie alla scoperta che noi abbiamo di nuovi farmaci e di nuovi farmaci biologici, questi sono stati utilizzati in alcuni casi e sembrano funzionare in alcune manifestazioni della malattia ed è importante che la ricerca vada avanti grazie allo sviluppo di nuove opzioni che serviranno a trattare anche quei pazienti che non rispondono ai farmaci anti-TNF. Ecco, per concludere, quali sono i bisogni ancora insoddisfatti nella terapia? Adesso avremmo bisogno di sapere un po' di più quando utilizzare al meglio i farmaci biologici, ad esempio in prima linea, di capire se questi farmaci devono essere utilizzati con un approccio cosiddetto step up o step down. E grazie al fatto che abbiamo diversi farmaci con diversi meccanismi di azione, vorremmo tanto avere degli studi testa a testa che confrontino l'efficacia di questi diversi farmaci con meccanismi di azione diversi per vedere in quale setting clinico magari l'uno funziona meglio dell'altro.